E qui nel verde del Parco Nord siamo insieme agli organizzatori e agli ideatori del Festival Verde di Milano, almeno di questa Milano prossima all'estate. Siamo qui insieme a Mario Di Benedetto, presidente dell'associazione Climatfest, e Raffaello Signore, tesoriere dell'associazione stessa. Esatto. Quindi grazie di essere qui. Anzitutto, che cosa è questo Climatfest e da cosa nasce l'idea? L'idea nasce 3 anni fa, sotto Covid, molto probabilmente ci ha combinato qualche cosa, no, di strano, e quindi abbiamo detto che dovevamo reagire e far qualcosa. Il Climatfest nasce effettivamente sotto Covid, mettendo in rete in quel momento lì una ventina di associazioni. È nata questa idea, abbiamo cercato di costruire quello che poteva essere un programma che si doveva tenere, però poi è slittato, si doveva tenere sempre in giugno, ma per causa Covid l'abbiamo fatto in ottobre, il 9 e 10 ottobre. Effettivamente poi lunedì dopo è stato chiuso nuovamente per Covid. Le associazioni partecipanti allora sono state una ventina e ancora oggi le ritroviamo, e da lì abbiamo preso sempre di più coraggio, ripromettendoci poi alla fine di dare un prossimo evento in quello che doveva essere il 2020. E così è stato. Dopo il 2020 siamo arrivati a 50 associazioni, 50 dico bene, e anche lì è stato un buon successo. Questa volta è stata fatta una tre giorni coinvolgimento da 20 a 50 associazioni, è andato tutto quanto bene. Abbiamo praticamente vissuto in pieno il cambiamento climatico, perché è venuto giù un acquazzone, giù un vento dappertutto, volava via tutto, è stato bellissimo, ma abbiamo resistito. L'unica cosa che è saltato è il cinema serale che era stato programmato, e poi abbiamo avuto la domenica dopo bella giornata e con tanti eventi, con tante cose da parte delle associazioni, quindi è andato benissimo anche il 2021. Ancora una volta ci ripromettiamo, sempre sotto Covid, diamo vita alla terza volta, e questa è stata la risposta. Questa volta una scommessa un po' più grande, perché il Climatfest cade in questi 4 giorni, ma ci siamo detti, ma verranno, il lungo ponte, 2 anni di Covid, la gente andrà via. Ma noi ci siamo detti, madre natura non fa il ponte, ma poi ci saranno le persone che rimangono in Milano, pensiamo a loro. Abbiamo fatto questa cosa e siamo stati vincenti ancora una volta. Anche quest'anno abbiamo superato, penso che siano 53-55 associazioni che vengono spalmate in questi 4 giorni di Climatfest. L'unico nemico che abbiamo non è il momento il Covid, ma è madre natura, che potrebbe arrivare l'acquazzone da un momento all'altro, ma non ci arrenderemo. Raffaello, di qualcosa? Beh, aspetta, prima di Raffaello volevamo dire che comunque fino adesso madre natura ci sta aiutando, perché comunque siamo nel giusto clima estivo. Acquazzone può essere estivo, adesso c'è l'afa, quindi dai, forse se non ci si arrende anche madre natura ci può dare una mano. Sì, a fine serata, se una rinfrescata la vuol fare, va benissimo e saremo felicissimi. Sì, adesso c'è un po' di afa. E poi i milanesi, secondo me, abbastanza stanno capendo anche che è importante vivere la propria città. E a proposito di città e di milanesi, l'ispirazione è sostanzialmente locale oppure no di il Climatfest? È più legata a Milano città metropolitana oppure vuole avere anche un respiro nazionale? Questo sarebbe il nostro sogno, cioè l'idea è che nasca in città, quindi la stiamo portando, finora siamo qui al Parco Nord, ma come format è esportabile ovunque, sia fuori Milano che anche a livello nazionale. E a tal proposito, il Parco Nord quest'anno è una grossa novità: i dibattiti andranno in diretta anche al Tempio del Futuro Perduto, quindi porteremo un po' di verde anche dove c'è il cemento, quindi diamo l'opportunità ai milanesi di godere quantomeno di certe tematiche anche stando più vicini a casa propria. Ecco, tutto qui. Voi, da conoscitori di Milano e città metropolitana direi anche, in modo molto pratico e concreto, e anche rispetto all'arco della vostra vita, quindi rispetto ai vari decenni, che giovanissimi, ma qualche decennio ce l'abbiamo, come vedete Milano dal punto di vista della sostenibilità ambientale? Che cosa c'è di positivo, che cosa manca? Molto nel concreto e molto anche da un punto di vista locale, perché partendo dal nostro territorio, dalla nostra comunità, riusciamo magari a fare qualche cambiamento. Ma nella nostra piccola osservazione penso che sia sempre gradita, non tanto per quanto riguarda il nostro pensiero da ambientalisti o chissà qual altro,
Milano sta lentamente crescendo, ha un bellissimo polmone verde come questo dell'Ente Parco, voluto poi proprio dai cittadini sotto questo aspetto qui, quindi tutta questa zona, tutto questo territorio che si sta man mano diventando sempre più ampio. Potevamo pensare, se non ci fossero stati, la bellezza di 40 anni fa, delle associazioni che mirassero effettivamente a bloccare quello che era la speculazione edilizia, sotto questo aspetto molto probabilmente qui ci sarebbero case. Quello che abbiamo paura noi adesso è effettivamente che cosa accadrà nel prossimo futuro in Milano, sapendo che si discute dell'abbattimento di San Siro e fare altre case, quindi altra cementificazione. Ci fanno vedere solamente quello che può essere dai rendering la foresta Amazzonia, no? Ma in realtà non vediamo una casa, il business non crediamo assolutamente che sia nella costruzione del nuovo stadio, dal momento che conterrà anche minor pubblico. Altra cosa saranno gli scali. Sì, seguiamo un pochettino le politiche comunali, ma il comune va e viene a seconda di chi ci va su in quel momento, quindi i piani regolatori, tutti questi calcoli che loro fanno, ti dicono che aumentano, fanno e tutto quanto, però poi alla fine il dato concreto della cosa è che ci continuiamo a vedere, constatiamo che le case continuano a essere costruite, 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 e su questa cosa qui la costruzione vuol dire cementificazione, ma il punto cruciale è, ma questa è la Milano dei cittadini che vogliono il cemento e le case? A chi ha queste case? Se a Milano c'è una crisi, a quale cittadino viene rivolta questa nuova costruzione? Possiamo andare a vedere l'isola, che è un'altra cosa, ma non credo che sia il ceto medio o basso che possa andare a permettersi. Ci sono anche tanti appartamenti sfitti, tante case che potrebbero essere ristrutturate. Guarda, non toccare questo tasto, perché qui ulteriore il dubbio viene. Sì, va bene, ovviamente le case sono sfitte perché sono di proprietà, c'è tutto, no? Ma quanto poi di queste case sfitte, quello che costa Milano, perché quello che c'è bisogno è verissimo lo studentato, questa cosa, questa crescita di Milano, ma Milano deve crescere perché sia vivibile, perché sia sana, non perché sia cementificata. Se non ci sono i servizi, Milano non serve, non ci serve diventare una Dubai del domani, andiamo a Dubai. Milano deve rimanere con le sue caratteristiche, con le sue bellezze che adesso, non ci servono i grattacieli che ci stanno proponendo, perché sono fuori completamente dalla visione di Milano. Cioè, una città del genere te ne vai a New York, a Los Angeles, noi dobbiamo rimanere quella città che noi conosciamo oggi come adesso. Questo. E poi soprattutto gli affitti, cioè non sono affitti camierati per quello che può essere Milano, la vivibile di Milano, ecco, in sostanza. Quindi una città che deve essere vivibile, sempre più vivibile, sana, forse sana, se sana e vivibile. Sana e vivibile. Raffaello, vuoi aggiungere qualcosa tu? Sì, vorrei aggiungere due punti su cui lavorare. Un consiglio che posso dare alla giunta, non so, ai politici in generale. La viabilità, la vivibilità di Milano, ok? E il recupero di aree dismesse o abbandonate. Sappiamo che ci sono tantissime aree non utilizzate e ci sono anche tantissime associazioni invece che potrebbero usarle, potrebbero sistemarle e renderle fruibili per i milanesi. Quindi secondo me agire su questi due punti è importante e dovrebbero ascoltare un pochino di più i cittadini, quindi ecco, avere più un rapporto diretto e concreto con noi. Esattamente, altra cosa, le caserme dismesse, ad esempio noi siamo qui al Parco Nord, mi guarda abbiamo la caserma Mameli, che è al centro di tre quartieri, dove questi tre quartieri manca una polifunzionalità delle cose. La caserma Mameli che cosa potrebbe essere? Già dei progetti, delle associazioni hanno apportato, diciamo, delle istanze per quello che potrebbe diventare questa cosa. Sì, avevamo chiesto anche con queste associazioni l'uso temporaneo, ci è stato negato per mille motivi che sicuramente ingiustificati, possono dire quello che vogliono. Altra cosa è proprio quella, cioè questi 100.000 metri quadri, guardate a caso, rimarrà del verde in mezzo perché c'è il campo di calcio, ma tutto intorno verranno costruite ancora una volta delle case. Per quello che sono, verranno mantenute le sei casermette, diciamo, che ospitavano i militari, le famose C, perché sono fatte a forma di C, e quelle dovranno essere riviste su un determinato progetto con un utilizzo, tra virgolette, diciamo, cittadino. Vediamo.
Questo è anche l'altro rischio delle caserme che abbiamo in Milano. Grazie mille perché avete toccato in modo anche molto approfondito temi che noi di Milano News stiamo seguendo, anche perché secondo noi il servizio giornalistico alla città è quello di essere un po' intermediari tra quelle che sono esigenze, che non sono rivendicazioni da barricato o polemiche, ma sono proposte di chi vive la città e la conosce, e la sua amministrazione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.